Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. In molti mi avete chiesto come fai a riprodurre lo schermo del telefonino, dello smartphone sul computer. È semplicissimo, non è magia e ve lo faccio vedere in 2 minuti. Il tempo di organizzare le varie schermate per impostare il tutorial. Allora, prima di tutto dobbiamo scaricare sul computer un programmino che si chiama SCRCPI, non so come pronunciarlo, Scripy, boh, non lo so ragazzi. Una volta digitato su Google SCRCPI, troverete questi due risultati. Quello più che sembra più normale è il secondo. Dal secondo, da scrcpi.org, che non è poi lo store ufficiale da quanto ho letto, cliccate su download oppure vi recate, come spiega nella guida che c'è anche su questo sito web, sullo store ufficiale, che invece è questo, che era il primo della lista, perché tornando indietro il primo della lista è quello di su GitHub. E scaricate questo programmino che vi ricordo è portatile, non c'è bisogno di installarlo, parte senza l'installazione, cliccando sul file exe, vi recate giù in basso, get the app, Windows, se avete Windows, io lo faccio per Windows perché ho Windows 11 in particolare, ma va bene da Windows 7 in poi, clicchiamo su Windows. Una volta qui dobbiamo scaricare il file a 32 o 64 bit, ormai tutti i Windows sono a 64 bit, scarichiamo. Vado a scaricare il mio file sul desktop, su una cartella, dentro una cartella, scarica, è pochissimo, circa 6 mega, quindi pochissimo. Ecco, il più, diciamo, è fatto. Ora, tornando nella cartella dove ho scaricato il file SCRCPI, oppure sul desktop, devo estrarlo. Come faccio per estrarlo? Clic con il tasto destro del mouse sul file, che è un file compresso. Poi andiamo su estrai tutto. Ok, mostra i file estratti a termine dell'operazione e possiamo scegliere la location, io lo estraggo qui in questa cartella, estrai, partirà una piccola elaborazione, no, già ha fatto, velocissimo, tra l'altro sono solo 6 mega, eccolo qui, andiamo ad aprire la cartella decompressa, clicchiamo ancora, ed abbiamo i file estratti, soprattutto quello che interessa a noi è questo qui, con il simbolino verde che poi è il simbolino dell'alieno di Android. Ora il primo passaggio è fatto, facciamo il secondo e passo all'altra schermata. Se noi adesso andiamo a collegare il cavetto al cellulare e l'USB al computer e facciamo partire il programmino, non funziona niente, non si vede niente, questo perché? Perché dobbiamo impostare il debug USB. Come lo impostiamo? Prendiamo il nostro telefonino, spero si veda nel miglior modo possibile, clicchiamo su impostazioni e in alto digitiamo, senza andare a cercare nelle varie sezioni perché ogni telefonino è diverso più o meno, e qui digitiamo, ve lo devo far vedere per così, scusate, debug. Ok, come potete notare è comparsa subito, scrivendo in alto debug in impostazioni la dicitura debug USB, ci clicchiamo sopra e potete notare che il debug USB è attivato perché io di solito faccio questa operazione per fare i tutorial, quindi l'ho attivato, ma normalmente può disattivarsi e vi toccherà attivarlo più di una volta. L'operazione da fare è sempre quella, impostazioni, e in alto in impostazioni e scrivete debug, se vediamo un po', io già l'ho scritto, se lo seleziono, ok, debug, trovate debug USB, quindi attivatelo, spostate l'interruttore verso destra. Una volta attivato il debug USB, io vado a collegare il mio
cavetto al telefonino e la parte USB, se entra forse nell'inquadratura, alla porta USB del computer. E voilà! Vediamo se compare qualcosa. Ok, questo potete passarlo cliccando sullo schermo. Adesso, perché vi faccio vedere, adesso servirà cliccare qualcosa di più importante. Ora, eccomi qui, terza e ultima parte da svolgere. Dopo aver scaricato il programmino, decompresso, attivato il debug USB sul telefonino e collegato il cavo al telefono e al computer, andiamo a cliccare su SCRCPI o Scrapy, dovrebbe chiamarsi, non so. Due clic con il tasto sinistro del mouse e possiamo notare che parte questo script e sul telefonino parte consentire debug, consenti. Sono stato troppo lento perché bisogna farlo velocemente. E adesso ve lo faccio subito, tanto avete, ve lo faccio più veloce, tanto avete già letto. Clicco di nuovo. Vediamo un po' se compare. Eccolo qua, perché ho accettato, quindi adesso compare direttamente. E posso ingrandire la schermata ed ho tutto quello che è presente sul telefonino. Le applicazioni, oddio, posso farvi vedere, che ne so, questo programmino per tagliare, che è CapCut, no, non è CapCut, è UCut, oppure ho, tornando indietro, CapCut, e posso far vedere a schermo tutto quello che ho sul telefonino, proprio tutto tutto. Ora chiudo, vi faccio vedere l'operazione, chiudo, ok, anche quello. Staccando il cavo, poi riattaccandolo, perché a volte si disattiva il debug USB, però credo adesso sia rimasto attivo. Ecco qui, consenti, consenti, e vado a cliccare su SCRCPI. Parte lo script ed ecco qui il nostro la schermata del telefonino sul computer. Occhio, perché se poi chiudete questo dietro si chiude anche la schermata, vediamo. Eh sì, fa parte di quello, fa parte del programmino. Quindi se io ci riclicco sopra due volte, adesso sì, perché già ho acconsentito sul telefonino ed ecco a voi. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere come mostrare la schermata del telefonino sul computer in 2 minuti. Io spero che questo video vi sia stato di aiuto. Se sì, scrivete un commentino o mettete un mi piace, iscrivetevi che a me fa sempre un grande piacere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!